Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi ho deciso di riprendere e modificare una vecchia tipologia di video che avevo fatto per la prima volta, se non sbaglio, nel 2012, comunque tanto tempo fa, dove prendevo tutti i prodotti che avevo a casa di un determinato brand e ve li andavo a recensire molto molto velocemente in un unico video, così da consigliarvi oppure sconsigliarvi. Ho deciso di modificare questo video e renderlo un pochettino più semplice e veloce, diciamo così, mettendovi solamente i 3 top prodotti che preferisco e che vi consiglio di quel determinato brand. Io la trovo un'idea molto molto carina, anche perché in questo modo possiamo consigliarci e scambiarci opinioni, idee in maniera più mirata. Comunque fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. E io, per l'occasione, per inaugurare questa nuova tipologia di video, ho deciso di iniziare con MAC. Ho preso tutti i miei prodotti MAC, li ho tutti riutilizzati anche per ricreare il make-up di oggi e vi vado a eleggere i miei top 3 che vi consiglio, appunto. Il primo è il rossetto Please Me, questo bellissimo rosa intenso dal finish matte che io adoro, utilizzo molto molto spesso, lo sto indossando anche ora sulle labbra e l'avete già visto sicuramente in più video perché lo indosso spesso e volentieri. È un bellissimo colore, oltre ad essere molto molto confortevole sulle labbra, perché nonostante matte non le secca, non le va ad appesantire, rimane comunque molto leggero a parer mio, è di questo bellissimo colore che sta bene con un trucco occhi pesante, un trucco occhi leggero, perché si nota ma non troppo sulle labbra. È un bellissimo colore, secondo me un colore passepartout, e questo lo trovate sul sito a 19€ o comunque nei negozi fisici MAC. Un altro prodotto che adoro e vi straconsiglio, soprattutto se avete la pelle problematica con macchioline, brufoletti come la mia, è il correttore, questo qua, lo Studio Finish. Il mio è nella colorazione NW20, un colore perfetto per il mio incarnato e un correttore perfetto per le mie imperfezioni e per il mio tipo di pelle, perché quando io lo applico sulle macchioline, ma in particolar modo sui brufoletti, noto che si fissa subito, non tende a scivolare via, anche se io lo vado a fissare poi successivamente con una cipria trasparente, si fissa, resiste per tutto il giorno. E ho notato anche che i brufoletti, una volta coperti con questo, regrediscono anche un pochettino, non so se è una mia impressione, comunque non si ingrandiscono mai, questo è sicuro. E io ve lo straconsiglio, se avete la pelle problematica con brufoletti e imperfezioni, questo è perfetto. Sul sito lo consigliano anche per le occhiaie, sul sito ufficiale, però io per le occhiaie non ve lo consiglio, perché secondo me è troppo secco e vi segna troppo la zona. Per una zona così estesa io vi consiglio un prodotto più cremosino, più morbido. Ecco, questo io lo sento piuttosto secco e perfetto per i brufoletti, anche quelli che sono sbocciati da poco, diciamo così. Comunque questo costa 19,20€ e arriviamo all'ultimo prodotto. L'ombretto che tutte le amanti dell'illuminante dovrebbero avere, secondo me, è nylon. Questo ombretto qua fantastico, che sul sito viene descritto come avorio pesca con riflessi. È bellissimo, veramente, è luminosissimo. Io lo sto indossando anche ora come il correttore, mi sono dimenticata di dirvelo, anche come il correttore lo sto indossando al momento, e l'ho indossato sopra gli zigomi, sotto al sopracciglio e nell'angolo interno dell'occhio. È bellissimo, ha tutti questi riflessi, cioè guardate qua, è luminosissimo, è il mio ombretto, o comunque uno dei miei ombretti preferiti, il mio ombretto preferito di MAC, assieme ad Espresso. Anche Espresso lo utilizzo moltissimo e l'ho utilizzato moltissimo anche oggi, ma questo resta nella top. Ecco, è bellissimo. Questo ha un costo di 14€ nel refill, nella cialdina così senza plastica, e di 18€ nella confezione, questa qua nera.
parecchio di più. Io vi consiglio di acquistare i refill e la palettina piuttosto che acquistare tante confezioni così che occupano molto posto e comunque costano molto di più secondo me. E niente, questo era il video, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, anche perché con Amy ultimamente non riesco a registrare video molto lunghi e chiacchiericci. Mi dispiace tantissimo, però ecco, sto cercando di trovare video carini, piacevoli da fare in poco tempo. E niente, fatemi sapere qua sotto quali sono i vostri tre top di MAC. Fatemi sapere se per la prossima tipologia di video vi piacerebbe vedere un determinato brand, non so, Makeup Forever, Neve Cosmetics, insomma, fatemi sapere un pochettino voi che video vi piacerebbe vedere. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!